campionato italiano e-bike fa tappa nella rinomata località di Salso Maggiore, conosciuta per le sue terme e il benessere, ospiti dell'omonimo motoclub. La location che ha ospitato la gara è apparsa a tutti molto scenografica, situata su una collina con un panorama mozzafiato, soprattutto sotto il sole primaverile. Due speciali ben disegnate, una sul dorsale della collina, con salite impegnative e diverse curve molto tecniche, la seconda nel bosco in classico stile enduro, con un trasferimento tra le due, anch'esso decisamente impegnativo. Dopo il primo giro, alcuni riders hanno addirittura richiesto di poter accorciare la durata della competizione, dai 4 giri previsti a 3, ma la direzione di gara ha preferito mantenere il programma invariato, mettendo a dura prova la tenuta di tutti, mezzi compresi. Tra un giro e l'altro abbiamo visto i concorrenti molto stanchi e questo ha dimostrato che anche nell'e-bike bisogna darci dentro e che il livello sta crescendo e le prove sono molto impegnative, richiedendo una buona preparazione. Il prossimo appuntamento sarà con la prova conclusiva in Toscana a Bibbiena, in provincia di Arezzo, il 15 novembre. Ma passiamo alle gare, iniziando dalla Over 35. Come sempre è molto tirata questa categoria, dove il bravissimo e agguerrito Stefano Passeri su CGDE Polini vince davanti a Roberto Fabbri su Fantic e Davide Burini sulla nuovissima Beria Maco motorizzata Polini. Il leader di campionato resta il toscano della Fantic, Fabbri, oggi decisamente sottotono rispetto alle gare precedenti. Tra un giro e l'altro li abbiamo visti tutti molto provati i riders del campionato italiano e-bike, ma si è subito notato che Fabbri non era nelle migliori condizioni. Ciao a tutti, oggi purtroppo una giornata per me sfortunata fin dall'inizio, le speciali non ne ho fatte una come volevo, però alla fine dai, sono riuscito a portare a casa un secondo posto e a mantenere la tabella di leader di classifica e spero bene per la gara di casa di riuscire a conquistare questo campionato e niente, speriamo che vada tutto bene. È ora il turno della Over 50-60, dove Stefano Passeri su CGDE Polini vince anche in questa categoria, dimostrando un ottimo stato di forma e una buona condizione anche in questa prova di Salso Maggiore. Alle spalle del rider di Lumezzane sono giunti nell'ordine Mauro Secomandi e Gianluigi Rudelli. Quest'ultimo, oltre al terzo nella Over 50, si aggiudica la Over 60. EX Under 25 e Under 35, in questa categoria riservata ai più giovani, vince nella Under 35 Thomas Oldrati su Fulgur Polini. Bellissima prova del pilota delle Fiamme Oro, ritornato per questa gara di Salso Maggiore alla e-bike, dopo i consueti impegni con le moto da enduro. Oldrati ha dimostrato un ottimo stato di forma, mantenendo per tutta la gara un ritmo sostenuto, che gli ha consentito di vincere nella categoria. Alle sue spalle Michele Bianchi su Scott, vincitore della Under 25, e Mattia Secomandi, giunto alle spalle di Bianchi, sia nella Under 25 che nella speciale classifica della Under 35. Nella Under 35 non conquista il podio in questa gara, ma mantiene la tabella rossa di leader di campionato Andrea Sassoli, che oggi conquista il quinto posto. Oggi i miei avversari però sono stati bravi, ma siamo riusciti a mantenere la leader di campionato. Grazie. Passiamo alla classe E-Woman. Per quasi tutta la gara è rimasta al comando Nicole Tuminello, ma nell'ultimo giro, un guasto tecnico, l'ha retrocessa in seconda posizione sul podio. A tutto vantaggio di Michela Mazzoni, che va a vincere la categoria davanti alla Tuminello e a Rosa Galante. La targa di leader di campionato resta però saldamente nelle mani di Nicole Tuminello. È stata una bella gara, mi sono impegnata tantissimo, tosta, perché è stata abbastanza impegnativa. E un complimento all'organizzazione e niente, speriamo di vederci la prossima e che la bici ci sostenga un po' di più. Grazie. Classe Open, categoria molto combattuta, dove a vincere è Giuseppe Vigani su Sam Bikes davanti a Romano Vicini su San Run e Luca Grosso. Per questa categoria Open i partecipanti sono stati un po' più agevolati rispetto agli altri concorrenti, facendo fermare i cronometri su tempi migliori anche nell'assoluta. La targa rossa di leader resta saldamente nelle mani di Romano Vicini, che con questa prova si laurea campione con una gara d'anticipo. Contento qui di essere nella Salso Maggiore. Oggi ho vinto matematicamente la mia categoria, anche se sono arrivato secondo,
è stato bellissimo oggi, una gran bella gara, complimenti agli organizzatori, grazie. Nella classe veteran riservata ai meno giovani vince Mario Ciani su Olmo, dimostrando una grande verve e una tenacia non da tutti, soprattutto visto l'impegnativo tracciato su cui ha corso oggi. Archiviata anche questa gara, il prossimo appuntamento non sarà più a Misinto, ma sarà sempre il 15 novembre a Bibiena in Toscana, in provincia di Arezzo. Vi aspettiamo in pista, che vinca il migliore, sempre! Offroad Pro Racing, niente come esserci!